Ma che età hai perso i capelli? Ma dici a me? Allora, per tutti quelli che non lo sapessero, per chi mi segue da poco, li ho persi a 10 anni. Purtroppo per una mia disattenzione, attraversando la strada e non guardando a destra e a sinistra, una macchina mi ha investito. No, non è colpa dei miei genitori. Eravamo in un ristorante a matrimonio di mio zio, io andai dietro il ristorante per spiare in cucina se c'era la torta, se era appena uscita la torta. Nel momento in cui vidi il cameriere che prendeva la torta dalla cucina e la portava in sala, mi inizi a correre. Dall'altra parte della strada vidi un pallone. Provai a raggiungerlo invano. Una macchina mi investì e no, non era colpa nemmeno dell'autista. Una bella botta, un bel trauma, persi i capelli e i peli in tutto il corpo. 3 mesi in ospedale con il gesso fino al busto. Come si suol dire, il signore mi tirò dai capelli, ma i capelli rimasero attaccati alle sue mani e io tornai giù. Miau. Ma come si fanno a perdere i capelli quando una macchina ti investe? Ma dici a me? Ferma. In più di 500 mi avete scritto sotto quel video e per il buon 90% ho sentito il vostro calore. E quindi vi ringrazio. Al restante 10% qualcosa non torna. Tipo, ma non avevi solo l'alopecia? Ma come puoi perdere i capelli se ti ha investito una macchina? Ragazzi, sta solo scherzando, è ironia. Provo a rispondervi in questi 30 secondi. Allora, sì, ho l'alopecia universale, causata dall'incidente della macchina e dal trauma, dallo shock, ho perso i capelli e i peli in tutto il corpo. In soli 3 mesi. E per quelli che mi scrivono non rispondere a queste domande, lasciali stare. No, vi rispondo perché siete persone che mi seguite, io sono su un social ed è giusto che vi dica tutto quanto. PS, sto bene e mi piaccio così. Miau.